Si sono incontrati in un luogo di serenità ed erudizione. Due bambini, con davanti a sé ognuno il proprio destino. Uno sarebbe diventato il più crudele dei re, l'altro un paladino della pace. E in quanti sarebbero morti quando i loro destini si fossero nuovamente incrociati? Giovani uomini mandati dal destino, addestrati a comandare e a vincere. Si sono affrontati e hanno combattuto, ma non sarebbe stata l'ultima volta. Sarebbe diventato un grande re, un guerriero valoroso. Era stato addestrato a combattere con dignità. Ma un onore e un'integrità che non possedeva. Umiliato, marchiato dalla sconfitta, cominciò a covare il suo cuore nero. Sognava un futuro di gloria, ma quella segreta speranza fu spazzata con violenza e sdegno. Fece voto di vendetta e sapeva che il suo tempo sarebbe venuto. Sappiate, era malvagio e spietato allora come lo è adesso. E assetato di potere. Ma essere incoronato re non è bastato a placare la sua cupidigia e la sua rabbia. Voleva diventare un dio. E per riuscirci aveva bisogno della Heavenly Sword.